Siamo con Nando Ottavi, neopresidente di Confindustria Marche, un nuovo incarico che è arrivato pochi giorni fa in un momento storico un po' particolare. Presidente, come si sente di abbracciare questo nuovo ruolo? Un nuovo incarico, un incarico importante, un incarico che mi ha fatto riflettere prima di accettare, non tanto per l'incarico che ritengo un onore poterlo rappresentare e soprattutto perché appartenere alla Confindustria è un gratificante e serve pure per impegnarsi per gli altri, ma soprattutto per due motivi mi ha fatto riflettere questo incarico. Uno in particolar modo perché un anno fa sono stato riconfermato presidente dell'associazione di Macerata e era mia intenzione poterlo portare a termine. L'altro per l'impegno che richiede in un momento difficile, in un momento di economia difficilissima. Stiamo affrontando un periodo oramai da 3 o 4 anni di difficoltà economica e ancora non riusciamo a vedere la luce e a fine del tunnel. Ecco, a proposito di questo, di cosa ha bisogno adesso l'economia marchigiana da parte di imprenditori e consumatori? Ma io credo che è una bella domanda, perché dopo 4 anni di difficoltà, di crisi economica, sono tante le cose che abbiamo bisogno come imprenditori, come imprese, come manifatturiero. Ma io credo una su tutte è il credito. Oggi veniamo da questo periodo di difficoltà, una difficoltà che sicuramente non è stata una difficoltà causata dalle imprese, in particolar modo dalle piccole e dalle medie, ma oggi la stanno subendo perché l'economia non cresce. Quando non cresce l'economia non cresce i fatturati, e naturalmente già tanto se si riesce a mantenerli, ma spesso diminuiscono, e quando diminuiscono naturalmente c'è bisogno di più credito. E oggi il sistema bancario già è tanto se si riesce a garantire il vecchio, ma spesso e volentieri, anzi più spesso, si affronta questo discorso con tagli e riduzione di credito, e naturalmente questo crea grossissime difficoltà con pericolo di perdere una parte del nostro sistema imprenditoriale, che è una risorsa per la nostra regione e per la nostra provincia. Quanto è importante allora il lavoro di associazioni di categoria come Confindustria rispetto a quello che è il ruolo delle istituzioni in questo senso? Beh, diciamo che è un ruolo importante, sono due ruoli distinti, ognuno ha il suo obbligo, la sua necessità di affrontare in un certo modo i problemi. Però io credo che in questo momento difficile dobbiamo cercare di fare squadra, dobbiamo cercare di trovare soluzioni, idee, progetti nel rispetto dei ruoli, ma cercando di lavorare insieme per far sì di imboccare la stessa strada, quella che ci porta al di fuori di questa crisi e verso una crescita che tutti auspichiamo. Ecco, lei è innanzitutto un imprenditore nato e cresciuto nel maceratese, è stato presidente di Confindustria Macerata. Qual è il bilancio che può tracciare da questa sua esperienza e quanto può esserle utile nel nuovo incarico di presidente regionale? Ma sicuramente è stata un'esperienza buonissima, ottimale, perché innanzitutto ho trovato un ambiente buono, un ambiente di collaborativo, a partire da dal direttore a tutti i funzionari, dove abbiamo lavorato insieme per cercare di affrontare le varie problematiche, che poi sono sempre le stesse, quelle del credito in particolar modo, dell'innovazione, della ricerca, quella dell'internazionalizzazione. Ecco, tutte problematiche che si concatenano assieme e che, se vengono affrontate in gruppo, con tutti con la stessa idea, qualcosa si riesce a fare. Certo, il mio augurio era quello di poterle far di più, quello di cercare di poter dare di più agli associati che in questo momento hanno bisogno. Però non tutto si è riuscito a fare, ma io sono soddisfatto di aver dato il massimo per poter affrontare queste problematiche. Con l'ultima domanda, cosa si aspetta, cosa si augura da questo autunno?
Ma io credo, che cosa mi aspetto? Mi aspetto innanzitutto, come prima dicevo, di poter affrontare insieme alle istituzioni, insieme al sistema bancario, un primo lavoro, quello di cercare di trovare soluzioni con i confidi, magari trovare soluzioni per affrontare questo discorso del credito. L'altro è quello di parlare con le istituzioni, con il sistema, diciamo, intero, perché noi parliamo di sbocchi futuri. Naturalmente, se andiamo a analizzare la situazione attuale, i dati che vengono dati anche dal nostro sistema confindustriale, che noi analizziamo trimestralmente, ci danno tantissimi dati negativi. L'unico dato positivo è quello dell'esportazione, che vede in crescita questa regione del 5,6%. Allora, se pensiamo a questo, non possiamo pensare che la strada sia quella dell'internazionalizzazione. Per far questo però bisogna lavorare molto, innanzitutto a partire da noi imprenditori, dalle piccole imprese che devono pensare che andare all'estero, lavorare, fare innovazione significa investire. Per investire spesso e volentieri una piccola impresa trova difficoltà, allora credo che cercare di fare reti di imprese. Ma io credo che reti di imprese tra aziende, ma anche reti di imprese per esempio tra aziende e università. Noi per fare internazionalizzazione o per fare innovazione, ma quando parlo di un'innovazione a 360 gradi che possa essere di prodotto, di processo, ma anche di servizi, abbiamo bisogno di idee nuove, di persone nuove, e questa collaborazione che può essere utile tra le aziende e il sapere delle università, io credo che può fare elevare sia la professione degli studenti, dei neolaureati, ma anche la professionalità delle aziende, e poi può creare quelle figure idonee a poter, nel caso di necessità, anche il passaggio generazionale, che è importantissimo per le nostre imprese piccole e medie, dove ci si è cresciuti ma molto a livello familiare, e oggi i tempi magari che noi percorriamo, la strada che vogliamo percorrere per allargare il nostro orizzonte, diciamo, di commerciale al di fuori dall'Italia, necessita anche di personale qualificato, di personale che le piace girare per il mondo, che sia preparato ad un mercato nuovo. Bene, in bocca al lupo allora per il suo mandato, Presidente. Grazie.